in diretta dal Colle Don Bosco e Giovanni Paolo II si avvia alla solenne concelebrazione eucaristica qui su questo colle dove il santo dei giovani è nato il 16 agosto 1815. Giovanni Paolo II è per 3 giorni in Piemonte sui luoghi salesiani in occasione del centenario della morte di San Giovanni Bosco. Come vedete, su questo colle c'è una grande folla, migliaia e migliaia di persone giunte non soltanto dal Piemonte, ma giunte da tutti i continenti, dovunque i salesiani e le salesiane, i figli e le figlie di Don Bosco sono presenti con oltre 1 milione di allievi. Ecco, queste musiche che sentiamo sono provenienti dal Kenya perché qui c'è una banda di un collegio salesiano del Kenya. Il Papa è giunto al Colle Don Bosco accompagnato dal Cardinale di Torino Anastasio Balestrero. Con lui per questa solenne concelebrazione ci saranno 10 cardinali insieme all'Arcivescovo di Torino, il Cardinale Poletti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, quindi 4 cardinali salesiani, il Cardinale Castiglio Lara, il Cardinale Xavier Ortaz, il Cardinale Stickler e l'Arcivescovo di Managua Obando Bravo. Ancora c'è il Cardinale di Santiago del Cile, Fresno, il Cardinale argentino Francisco Pirogno, il Cardinale brasiliano Agnello Rossi. Questa solenne concelebrazione, assieme alla celebrazione della memoria di Don Bosco, intende anche realizzare un altro importante avvenimento ecclesiale, la beatificazione di Laura Vicugna, una ragazza di 13 anni, allieva delle scuole salesiane, nata a Santiago del Cile, morta in Argentina all'inizio del secolo. Laura Vicugna rappresenta per le salesiane quello che Domenico Savio ha rappresentato fin dall'inizio per i figli di Don Bosco. Noi continuiamo a vedere in queste immagini la folla, ecco, devo dire, la folla si è assiepata attorno al Papa fin dall'arrivo in terra astigiana. Noi siamo qui nel basso Monferrato, in questa città di Castelnuovo Don Bosco, che non soltanto ha dato i natali al santo dei giovani, ma che è stato il centro di importanti figure ecclesiali. E mentre la celebrazione sta per incominciare, noi seguiremo la trasmissione anche con la collaborazione di un sacerdote salesiano particolarmente esperto, Don Teresio Bosco, che è qui accanto a me, che è uno storico di Don Bosco, astigiano anche lui, omonimo del grande santo. Ecco, il Papa si appresta all'inizio della solenne concelebrazione ed io credo che intanto potremmo vedere alcune immagini di questo Colle Don Bosco, di dove Don Bosco è nato, di dove Don Bosco ha trascorso i momenti più importanti della sua esistenza. Ci sono ovviamente qui al Colle Don Bosco centinaia e centinaia di sacerdoti, ci sono molti vescovi e ci sono, per quanto riguarda le autorità civili, gli ambasciatori del Cile e dell'Argentina, proprio perché Laura Vicugna è nata nel Cile, poi ha trascorso gli ultimi momenti della sua esistenza in Argentina. Per il governo italiano c'è il ministro Donà Cattin, ci sono numerosi parlamentari piemontesi. Vediamo nelle immagini il presidente della regione Beltrami, il presidente del consiglio regionale, il ministro Donà Cattin, l'onorevole Bodrato, l'onorevole Goria, altri personaggi che sono convenuti per questa solenne concelebrazione in memoria di Don Bosco e per la beatificazione di Laura Vicugna.
quest'estate è giunto al Colle alle 10:15, prima era stato nel battistero di Castelnuovo dove Don Bosco è stato battezzato, prima ancora a Maria Ausiliatrice per un incontro con le religiose, e dappertutto nel tragitto da Valdocco fin qui sulle colline astigiane a 30 km da Torino c'è stata grande folla. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Santo Padre, benvenuto a questo colle dove è nato Giovanni Bosco. Qui Gesù e Maria hanno chiamato Giovannino alla vocazione di piena dedizione alla gioventù nella bontà. Qui Mamma Margherita, in un clima di convinta espressione religiosa popolare, frutto di una incisiva azione di secoli, lo ha guidato sulle strade della fede. Qui Don Bosco stesso, divenuto prete dei giovani, li ha aiutati a capire e ad assumere il Vangelo come prezioso fermento di vita. Il suo metodo educativo ha puntato esplicitamente, come a traguardo, sulla pratica di una pedagogia della santità giovanile. Oggi la storia della Chiesa sta contemplando, ammirata, la presenza sugli altari di due adolescenti. Domenico Savio, incontratosi proprio qui con Don Bosco, e Laura Vicuña, latinoamericana, frutto della stessa pedagogia. Ha ragione, i giovani dell'Europa hanno voluto qualificare questo luogo, ormai meta di tanti pellegrinaggi, come Colle delle Beatitudini Giovanili. La vostra presenza, Santo Padre, e l'odierna beatificazione di Laura collaudino questa cronistoria di santità quale proposta profetica per tutta la gioventù nel cammino verso il terzo millennio. A nome di tutta la famiglia salesiana vi porgo, santità, il grazie più sentito e filiale. Abbiamo sentito l'intervento a nome della comunità salesiana del rettore maggiore, Don Viganò. Don Viganò rappresenta 40.000 salesiani e salesiane sparse in tutto il mondo. Fratelli e sorelle, al Colle Don Bosco, accanto al luogo della nascita del Santo, nella casetta della sua giovinezza, facciamo memoria dell'amore inesauribile di Dio che chiama a salvezza. Alla scuola di Don Bosco, che ha saputo proporre la santità quale meta concreta della sua pedagogia. Facciamo propositi generosi di santità per collaborare con Cristo alla redenzione del mondo e
per celebrare con cuore rinnovato la venuta del Signore, chiediamo perdono dei nostri peccati. Ecco, tra Signore Gesù, pochi minuti ci sarà la cerimonia della beatificazione di Laura Vicuña. Vengano a me, perché di loro è il regno dei cieli. Abbi pietà di noi. Cristo, che hai detto: sono venuto perché abbiate la vita in sovrabbondanza. Abbi pietà di noi. Signore, che hai detto: voi siete miei amici se fate quello che io vi comando. Abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ora Monsignor Miguel Esteban Saine, vescovo di Viedma in Argentina, chiederà ufficialmente al Santo Padre di beatificare la serva di Dio Laura Vicuña. Beatissimo Padre, il Vescovo di Viedma domanda umilmente alla Santità vostra di scrivere nel numero dei Beati la venerabile serva di Dio Laura Vicuña. E la folla applaude a questa richiesta. E moltissime sono qui le suore salesiane e le figlie delle scuole salesiane. Nata a Santiago, Cile, il 5 aprile 1891, Laura Carmen Vicuña trascorre la sua infanzia e fanciullezza a Temuco, nel sud del Cile, dove il padre, di illustre casato, in seguito a rovesci di situazioni politiche ed economiche, è costretto a rifugiarsi con la famigliola. La madre, rimasta presto vedova, raggiunge verso la fine dell'899 la Patagonia argentina, nella speranza di trovare un lavoro, e affida le due figlie Laura e Giulia Amanda alle figlie di Maria Auxiliatrice del collegio di Junín de los Andes perché siano educate. L'ambiente saturo di spiritualità cristiana vissuta nello stile salesiano suscita subito in Laura un grande amore per Gesù Eucaristia e una filiale devozione a Maria Auxiliatrice. Questi due poli della sua pietà divengono la base di un coerente e lieto impegno di vita cristiana caratterizzato da un intenso rapporto di comunione con Dio, da una amorosa osservanza dei doveri scolastici e collegiali, da una serena e totale apertura al dono di sé nell'esercizio della carità evangelica.
La crescita spirituale di Laura è favorita da un costante atteggiamento di grande docilità all'azione formativa delle sue educatrici. Resa forte dalla vita di grazia, Laura si oppone con tenacia e costanza alle lusinghe che le tende il facoltoso proprietario terriero, presso il quale la madre ha trovato lavoro e stabilito un rapporto di illegale convivenza. Per ottenere a lei il dono del ritorno alla grazia, Laura si offre vittima a Dio. Il suo sacrificio giunge a compimento nell'arco di appena 2 anni. Alle soglie del suo 13° anno di vita, consunta dalla malattia, Laura muore il 22 gennaio 1904, dopo aver ottenuto dalla madre la promessa di iniziare un nuovo cammino di vita cristiana, promessa mantenuta il giorno seguente, accostandosi ai sacramenti durante il funerale della figlia. L'eroicità della giovane vita di Laura, poema di purezza, di sacrificio, di amore filiale, è stata ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa il 5 giugno 1986. Ecco, il Vescovo di Vienna ha chiesto ufficialmente la beatificazione ed ora il Santo Padre procederà al solenne rito. Intanto vediamo sempre nelle immagini della regia la grande folla che è qui sul Colle Don Bosco, nell'Astigiano, a una 30 chilometri tra Asti e Torino. E qui il noi, accogliendo il desiderio del nostro fratello Miguel Esteban Esaine, vescovo di Viedma, di molti altri fratelli nell'Episcopato e di molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazione per le cause dei Santi, dichiariamo con la nostra autorità apostolica che la venerabile serva di Dio, Laura Vicuña, d'ora in poi sia chiamata beata. Questi può celebrare la sua festa nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto ogni anno nel giorno della sua nascita al cielo, il 22 gennaio, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La folla applaude per questa nuova beata del mondo salesiano e mentre il vescovo argentino sta nuovamente per ringraziare il Papa per questa beatificazione, pregherei la regia di mandare una breve scheda curata dal collega Piero Damosso su questa ragazza cilena. Una 13enne sugli altari nella festa per il Santo dei Giovani. Lei è una giovane cilena, si chiama Laura Vicuña. Ripercorriamo la sua storia attraverso queste immagini a cura della LDC.
Quando nasce a Santiago nel 1891, il suo paese è dilaniato dalla guerra civile. Il papà di Laura, José Domingo, è un ufficiale dell'esercito e appartiene ad una delle famiglie più aristocratiche vicina al governo militare. Ma lui con i potenti vicugna ha rotto per le sue nozze con Mercede Pigno, figlia di agricoltori, un matrimonio giudicato disdicevole dai nobili di Santiago. Abbandonato dalla sua famiglia e considerato un nemico per il cognome che porta dai rivoluzionari che vanno al potere, José Domingo Vicuña fugge da Santiago verso sud. Comincia una triste odissea che si concluderà con la sua morte. Laura ha appena 2 anni, poco prima era nata la sorellina Giulia. Per sopravvivere, la madre riesce ad aprire un negozio di vestiti dove lavora anche come sarta. Passano 6 anni e il destino si fa di nuovo avverso. Una notte 2 ladri entrano nella casa e la svaligiano, maltrattando la madre e le figlie. Mercede non ha più la forza di ricominciare, decide di emigrare con le bambine in Argentina. È una donna ancora giovane e bella e un ricco allevatore di cavalli si innamora. L'accoglie nella sua fattoria. Mercede ben presto si accorge di essere caduta nelle mani di un uomo violento, ma ne resta come soggiogata. Le 2 figlie, Laura e Giulia, non possono vivere in quell'ambiente e la madre le affida al collegio delle suore di Don Bosco, le figlie di Maria Ausiliatrice, che hanno una casa a 20 chilometri dalla fattoria a Junin sulle Ande. Qui Laura impara a leggere e a scrivere e soprattutto riceve le prime lezioni di catechismo. Si entusiasma per Domenico Savio, il santo più giovane della Chiesa. Durante le vacanze torna alla fattoria e soffre sempre di più per i maltrattamenti che deve subire la madre da parte del Falco, così i vicini di casa chiamano il suo amante brutale e impietoso. Un giorno quest'uomo cerca di violentare Laura, che riesce a resistergli e a fuggire. Laura implora invano la madre di abbandonare il fazendero, ritorna in collegio, dove confida alla direttrice il suo sogno, farsi suora. La religiosa risponde che non può accoglierla, il motivo è la condotta della madre che vive con un uomo senza essere sposata. Per Laura è una nuova causa di dolore. Alla fine in questa lotta sceglie di donarsi completamente, offre la sua vita a Dio per la salvezza della mamma. È una scelta che per Laura vuol dire non risparmiarsi mai. In collegio aiuta le compagne, lavora, si sacrifica come quando un'alluvione mette in pericolo il paese. Il suo fisico pian piano si indebolisce, fino alla morte. Ma prima di chiudere gli occhi, a 13 anni, Laura strappa alla madre la promessa più bella: lascerà il suo uomo. Laura muore il 22 gennaio 1904. 84 anni dopo, la Chiesa la proclama beata, perché nella sua vita breve ma sofferta si sono concretizzate le parole di Gesù. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Ecco, siamo ritornati in diretta dal Colle Don Bosco. Il coro ha intonato il Gloria. Proprio alle spalle dell'altare del Papa c'è la casa natale di Don Bosco, e se fosse possibile pregherei la regia di farci vedere queste immagini che saranno commentate dal biografo di Don Bosco, Don Teresio Bosco. Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie nella tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Che
siede alla destra del Padre. Ecco alcune immagini di Don Bosco. Sentiamo Don Terenzio. Queste immagini rappresentano Don Bosco al termine della vita, sono autentiche fotografie. Don Bosco ha la faccia consumata dal lavoro, dal grande lavoro che ha fatto a Torino e nel mondo per i giovani, ma la radice dove ha imparato questo lavoro è qui al Colle Don Bosco, dove giovanissimo contadino è stato privato della presenza di suo padre. Stiamo vedendo la casetta, non è nato qui Don Bosco, è venuto a 2 anni quando papà è morto e la famiglia si è trasportata nella stalla e nella cantina che papà aveva riempito di animali e Don Bosco in questa casetta rimase per tutti gli anni della sua fanciullezza. Sono stati costruiti in seguito accanto alla casa del fratello Giuseppe che stiamo vedendo in questo momento. E in quel solaio Don Bosco portava i suoi giovani da Valdocco. Accanto ci sono i prati, le valli, dove Giovannino portava la mucca al pascolo, dove ha imparato a scambiare il pane nero con il pane bianco. Lui aveva il pane bianco, lo dava al bambino secondo Matta, prendendo il pane nero per sé, dicendo che gli piaceva di più, anche se non era vero. E questo è l'interno di questa casa, dove Margherita, Antonio, Giuseppe e Giovanni vissero gli anni di profonda intimità in cui mamma Margherita gli insegnò che cosa voleva dire volersi bene. In fondo tutto il metodo Preghiamo. Educativo di Don Bosco è questo, volersi bene. La cameretta di mamma Margherita è ancora lì nella sua semplicità a raccontarci come questa mamma chiamava su quelle mattonelle i suoi bambini a farli pregare ogni mattina. Oh Padre, che hai nascosto la tua verità. La camera del primo sogno. A 9 anni Don Bosco ebbe il grande sogno che gli aprì una visione nuova della vita. Vide tanti ragazzi che si trasformavano in ragazzi buoni. E poi vide degli animali selvaggi che si cambiavano in agnelli e una misteriosa signora che gli diceva tu farai così per i miei figli. Don Bosco e mamma Margherita videro in questo sogno una premonizione, una indicazione del cammino e da questa casa cammino ne ha fatto tanto Don Bosco, ne ha fatto in tutto il mondo, portando dovunque il sorriso, la maniera buona, il volersi bene che mamma Margherita gli aveva insegnato. Ecco, torniamo in diretta per la prosecuzione della solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Papa. Ora avremo la prima lettura tratta da un'epistola di San Giovanni Apostolo. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati rimessi i peccati in virtù del nome del Signore. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Non amate né il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. È parola di Dio.
cosa chiederò al Signore. Sempre questa sola cercherò con gioia. Voglio abitare la sua casa, ogni giorno di vita. È la mia fortezza. Contemplare il mio Signore nella terra dei vivi. Ora sarà letto un brano del Vangelo tratto da San Luca e successivamente ci sarà l'omelia del Santo Padre. Giovanni Paolo II in questo viaggio in terra piemontese terrà 16 discorsi. Ieri ha già avuto incontri con i giovani torinesi al Palazzetto dello Sport e poi con la congregazione salesiana a Valdocco, ed ha avuto già modo di sottolineare il valore del messaggio di Don Bosco e attraverso Don Bosco la scelta preferenziale della Chiesa anche oggi per i giovani. Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò la tua parola. Aleluia, aleluia, aleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: «Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare». Parola del Signore. La folla saluta il Papa in modo gioioso e festoso mentre ne attende la parola. È questa la terza volta che il Papa viene in terra piemontese. È stato nell'80 a Torino, quindi nella zona di Novara per San Carlo ed ora qui, sulle orme di Don Bosco. Sia lodato Gesù Cristo. Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti, ai sapienti, e le hai rivelate ai piccoli. A queste parole del Signore Gesù, l'Evangelista aggiunge: esultò nello Spirito Santo. Carissimi, desideriamo accogliere nei nostri cuori un raggio di questa esultanza, perché ci troviamo insieme in occasione del centenario della morte di San Giovanni Bosco, al quale si possono riferire in modo particolare tali parole del nostro Maestro e Salvatore. Similmente si riferisce a lui anche tutto ciò che leggiamo nell'odierna liturgia, seguendo la prima lettera di San Giovanni. «Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre, colui che è fin dal principio. A voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno». Sull'esempio di San Giovanni, apostolo ed evangelista, anche San Giovanni Bosco
Don Bosco. Durante tutti gli anni della sua vita e del suo apostolato ha scritto una lettera viva nel cuore della gioventù, e l'ha scritta in questa esultanza che è data ai piccoli, agli umili, nello Spirito Santo. Questa lettera viva veniva già letta durante la vita, durante il servizio sacerdotale di Don Bosco, e la stessa lettera viva continua ad essere scritta nei cuori dei giovani, ai quali giunge l'eredità del santo educatore di Torino. E tale lettera diventa particolarmente limpida ed eloquente quando da questa sua eredità di generazione in generazione crescono sempre nuovi santi e beati. Conosciamo tutti la splendida schiera di anime elette formatesi alla scuola di Don Bosco: San Domenico Savio, Beato Michele Rua, il suo primo successore, beati martiri Luigi Versilia e Calisto Caravario, Santa Maria Domenica Mazzarello, confondatrice delle Filie di Maria Ausiliatrice, e oggi anche la giovane Laura Vicugna, che viene elevata agli altari in occasione del Giubileo Salesiano. La nuova beata che oggi onoriamo è frutto particolare dell'educazione ricevuta dalle Filie di Maria Ausiliatrice ed è perciò significativa parte dell'eredità di San Giovanni Bosco. È giusto quindi rivolgere anche il nostro pensiero all'Istituto delle Suore Salesiane e alla loro fondatrice, per attingere più profonda devozione ai santi fondatori e nuovo ardore apostolico, specialmente nella formazione cristiana dei giovani. Misteriosi sono sempre per noi i disegni di Dio, ma alla fine risultano provvidenziali. La giovane Maria Domenica Mazzarello, che ebbe umili origini a Mornese, piccolo paese della diocesi di Acqui, già aveva maturato il proposito di consacrarsi ad una vita di donazione al Signore. Incontratasi con Don Bosco, scoprì la sua vocazione definitiva, seguendo l'apostolo della gioventù, il quale desiderava fondare anche un'istituzione femminile. Entrata nell'orbita spirituale apostolica di Don Bosco, Maria Domenica Mazzarello riunì il primo gruppo di religiose a Mornese e il 5 agosto 1872, con la vestizione e la professione, diede inizio ufficiale all'istituto. Da quell'inizio, in breve tempo, le fondazioni si susseguirono in Italia,
varcando poi anche le frontiere dell'oceano, con le prime missioni nell'Uruguay e nella Patagonia. Dal giorno in cui la fondatrice, insieme con altre 14 giovani, si era consacrata al Signore, fino al giorno della sua morte, avvenuta il 14 maggio 1881, erano appena trascorsi 9 anni. Ma in quel breve spazio di tempo la Santa aveva posto le basi di un promettente istituto religioso che poi si sarebbe sviluppato in modo davvero meraviglioso. Mi sono offerta vittima al Signore, aveva confidato un giorno ad una giovane missionaria, e Don Bosco aveva commentato: la vittima era gradita a Dio e fu accettata. Possiamo dire che questo spirito della fondatrice si è mantenuto vivo e ardente nelle figlie di Maria Ausiliatrice. La fede profonda e convinta, unita ad una fervida e costante devozione a Maria Santissima, a San Giuseppe, all'Angelo Custode, la semplicità di vita espressa in modo particolare da un energico distacco dai gusti mondani e da una intensa e incessante laboriosità, lo zelo ardente per la formazione e la salvezza delle giovani secondo le direttive del metodo preventivo, hanno fatto in modo che in 100 e più anni di vita le attività si siano moltiplicate con gli oratori, le scuole di vari ordini e gradi, le opere assistenziali e sociali, gli asili infantili, la cura degli anziani, l'apostolato nelle parrocchie, l'assistenza ai sacerdoti, in 5 continenti. In decine e decine di nazioni, in tutte le lingue, secondo un programma altamente umanitario e profondamente cristiano. In questa atmosfera visse e si perfezionò la giovane Laura Vicuña, fiore eucaristico di Junín de los Andes. La cui vita fu un poema di purezza, di sacrificio, di amore filiale, come si legge sulla sua tomba. Orfana di padre, militare di grande bontà e valore, esule da Santiago del Cile a Temuco, venne ad abitare con la madre e la sorella nel villaggio di Quilquihue, nel territorio argentino di Neuquén. L'ambiente, purtroppo, a detta degli storici, era moralmente inquinato. La stragrande maggioranza delle unioni coniugali era irregolare, anche perché mescolati agli indigeni vivevano avventurieri, evasi e fuoriusciti. La stessa madre della piccola Laura, entrata a servizio di un estanziero, era commiserata sia per la sua infelice convivenza, sia per la ferocia dell'uomo a cui si era legato. La piccola Laura trovò ben presto un rifugio spirituale presso le suore salesiane, nel piccolo collegio femminile di Junín de los Andes. Qui ella si preparò alla prima comunione
la cresima, e qui si accese di ardore per Gesù, tanto da decidere di consacrare a lui la sua vita nell'istituto di Don Bosco tra quelle suore che tanto l'amavano e l'aiutavano. All'età di 10 anni, ad imitazione di Domenico Savio, di cui aveva sentito parlare, volle formulare 3 propositi. Primo, mio Dio, voglio amarvi e servirvi per tutta la vita. Perciò vi dono la mia anima, il mio cuore, tutto il mio essere. Secondo, voglio morire piuttosto che offendervi con il peccato. Perciò intendo mortificarmi in tutto ciò che mi allontanerebbe da te, da voi. Terzo, propongo di fare quanto so e posso perché voi siate conosciuto e amato e per riparare le offese che ricevete ogni giorno dagli uomini, specialmente dalle persone della mia famiglia. Nella sua giovane età, Laura Vicugna aveva perfettamente compreso che il senso della vita sta nel conoscere ed amare Cristo. Non amate né il mondo né le cose del mondo, scriveva San Giovanni Evangelista. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. Ed il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Laura aveva appunto compreso che ciò che conta è la vita eterna e che tutto ciò che è nel mondo e del mondo passa inesorabilmente. Seguendo poi le spiegazioni del Catechismo, comprese la pericolosa situazione in cui si trovava la sua madre e sentendo un giorno dal Vangelo che il vero amore giunge a dare la vita per la persona che si ama, offrì la sua vita al Signore per la salvezza della mamma. Divenuta poi quella casa un pericolo anche per lei, al fine di difendere la sua innocenza, aveva ottenuto dal confessore il permesso di portare un cilicio. Un brutto giorno venne aggredita e malmenata da quell'uomo, il quale, accecato dalla passione, la percosse violentemente e la lasciò tramortita di spavento. Ma aveva vinto lei, la giovane Laura. Questa però, ormai consumata da varie malattie, andava velocemente declinando, confortata dall'Eucaristia e dalla speranza della conversione della mamma. Nell'ultimo giorno della sua vita, poche ore prima di morire, chiamò vicino a sé la mamma e le rivelò il grande segreto. Sì, mamma, sto morendo. Io stessa l'ho chiesto a Gesù e sono stata esaudita.
sono quasi 2 anni che gli offrì la mia vita per la tua salvezza, per la grazia del tuo ritorno. Mamma, prima di morire, non avrò la gioia di vederti pentita? A questa rivelazione serena e confidente, l'animo della madre diede un sussulto. Mai avrebbe potuto immaginare tanto amore in quella sua figlia. E spaventata nel conoscere la sofferenza che aveva accettato per lei, promise di convertirsi e di confessarsi, ciò che fece prontamente e sinceramente. La missione della giovane Laura era ormai compiuta. Ora poteva entrare nella felicità del suo Signore. La soave figura del Beata Laura, gloria purissima dell'Argentina e del Cile, susciti un rinnovato impegno spirituale in quelle 2 nobili nazioni e a tutti insegni che con l'aiuto della grazia si può trionfare sul male. E che l'ideale di innocenza e di amore, seppur denigrato e offeso, non potrà infine non risplendere ed illuminare i cuori. Il rito della beatificazione che con tanta gioia e solennità stiamo celebrando in questo luogo, in cui ha origine una storia di santità, luogo giustamente denominato la collina delle beatitudini giovanili, ci deve anche far riflettere sulla importanza della famiglia nell'educazione dei figli e sul diritto che questi hanno di vivere in una famiglia normale, che sia luogo di amore reciproco e di formazione umana e cristiana. Esso è un richiamo per la stessa società moderna, perché sia sempre più riguardosa dell'istituto familiare e dell'educazione dei giovani. La Beata Laura Vicuni illumini tutti voi giovani ed ispiri e sostenga sempre voi, figlie di Maria Ausiliatrice, che siete state le sue educatrici. Gesù esultò nello Spirito Santo. Oggi la Chiesa di Cristo, e particolarmente la famiglia salesiana, partecipa a questa letizia. Esultiamo per la elevazione alla gloria degli altari di una figlia spirituale di San Giovanni Bosco, educata nella congregazione femminile delle figlie di Maria Ausiliatrice. Esultiamo in modo particolare con la gioia della vostra madre, Santa Maria Domenica Mazzarello. Esultiamo con la vostra gioia, care sorelle. Ecco, il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. La nuova Beata Laura Vicuña ha imparato nella famiglia salesiana a fare la volontà di Dio,
l'ha imparata da Cristo mediante questa comunità religiosa che le ha mostrato la via alla santità. Chi ama dimora nella luce. Amen. Abbiamo sentito l'omelia del Papa incentrata su una grande riaffermazione del valore cristiano della famiglia e nell'elogio di Laura Vicugna abbiamo sentito parlare di Santa Maria Mazzarello e anch'essa è una santa piemontese. Vorremmo chiedere a Don Teresio, che è con noi, appunto qualche cosa su questa figura. Maria Domenica Mazzarello era una ragazza di Mornese, non sognava assolutamente di diventare suora, né tantomeno la fondatrice di una congregazione. Apparteneva a un gruppo di ragazze che si impegnavano per le proprie compagne e all'arrivo di Don Bosco fu presentata a lui da Don Pestarino, che era un poco il padre spirituale di questo gruppo di ragazze impegnate. E Don Bosco vide dietro questo gruppo la possibilità di lanciarla in grande, di fare una congregazione che ripetesse alle ragazze il bene che facevano i salesiani per i giovani. E passo per passo, insensibilmente, le portò ad essere le figlie di Maria Ausiliatrice. Notevole la faccenda che Maria Mazzarello non volle mai essere la superiora generale, ma anche quando Don Bosco la invitò, dopo la votazione democratica, a prendere la direzione, lei si chiamò sempre semplicemente vicaria, la vicaria di Don Bosco. E morì giovane e fu veramente un grandissimo esempio di umiltà e di benevolenza semplice verso le ragazze, le giovani. Rimase analfabeta quasi fino alla fine della vita, imparò a scrivere semplicemente per poter scrivere alle figlie di Maria Ausiliatrice che ormai partivano per tutte le parti del mondo. Sì, intanto sta proseguendo la concelebrazione eucaristica. Patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, riuniti nella fede per celebrare la grandezza del Signore Dio nostro, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera fiduciosa, l'intercessione della nuova Beata che ha accolto con gioia la parola del Signore: sarete miei amici se farete ciò che io vi comando, ci apra agli appelli della volontà di Dio per compierla fedelmente nella nostra vita. For the Church, the Holy Father, bishops, and all those who have responsibility in the Christian community. Per la Chiesa, il Papa, i Vescovi, e per tutti coloro che hanno responsabilità nella comunità cristiana. La preghiera dei fedeli sarà espressa, come sentiamo, da persone diverse per sottolineare l'universalità della presenza dei figli di Don Bosco e delle figlie di Don Bosco in tutto il mondo. Preghiamo.
Sì, ora una preghiera per gli educatori e tutti coloro che hanno a cuore la crescita umana e cristiana dei giovani, ispirandosi a Don Bosco. S'inspirant au style éducatif de Don Bosco, véritable école de sainteté pour les jeunes, ils sachent trouver le chemin du cœur et puissent ainsi répondre à leurs attentes en leur donnant amitié et assurance pour la vie. Preghiamo. Ora una preghiera per tutte le famiglie. Por todas as famílias, para que sustentadas pela graça e pela bênção de Deus, vivam com fidelidade. Chiede che le famiglie vivano sull'esempio cristiano e seguano soprattutto di mamma Margherita, la mamma di Don Bosco. Sintam a urgência de formar os filhos na honestidade, trabalho e generosidade. Con l'invito ad educare i figli nella fede cristiana. Educá-los na fé, a aceitar o projeto de Deus nas próprias vidas. Preghiamo. Ed ora ascolteremo una preghiera dedicata ai giovani. Por los jóvenes, especialmente. In particolare per i giovani tentati dal compromesso, dalla mediocrità e dalla sfiducia. E la preghiera si concluderà con l'invocazione di Laura Vicuña. Che los ayuda a vivere su cristianismo con la valentía, la fuerza y la pureza que condujo a Laura Vicuña por la senda de la santidad. Preghiamo. Ed ora una preghiera per tutti i missionari che operano in tutto il mondo. In allen Erdteilen. Hilf ihnen die Hoffnung der Seligpreisungen zu verkünden. La preghiera chiede che il lavoro apostolico dei missionari, sostenuto dalla solidarietà e dalla preghiera di tutta la Chiesa, diventi fecondo di fraternità universale e di salvezza cristiana. Per tutti noi qui presenti, la partecipazione a questa celebrazione eucaristica ci renda aperti ad accogliere i segni dell'amore provvidente di Dio e ci aiuti a diventare, come Maria, fedeli nell'annuncio e disponibili al servizio. Preghiamo. Accogli, Signore, la preghiera della tua Chiesa che oggi si è lieta per la beata Laura Vicuña e fa che il suo esempio di purezza forte e coraggiosa ci sostenga nelle difficoltà della vita cristiana. Per Cristo nostro Signore. Ecco, ora questa solenne concelebrazione preceduta dal Papa qui a Colle Don Bosco proseguirà con l'offertorio. Vengono ora presentati al Santo Padre il pane e il vino che diventeranno il corpo e il sangue di Cristo e altri doni significativi a nome della famiglia salesiana. Un calice del Cile e un oggetto in rame dell'Argentina, paesi da cui proviene la nuova beata Laura Vicuña. Un completo per la messa da donare alle missioni. Alcune pubblicazioni della tipografia del Colle e del Centro Catechistico Salesiano. Viene offerto un quadro di mamma Margherita, la mamma di Don Bosco, di cui ricorre il bicentenario della nascita, 1788-1988. Infine, una reliquia insigne di Laura Vicuña, portata da Suor Ofelia Lolos, Argentina,
che per intercessione della nuova beata ha ottenuto la guarigione. Come abbiamo sentito, i doni esprimono tutta la realtà che abbiamo qui presente al Colle Don Bosco. In particolare desiderei sottolineare come le uve siano appunto coltivate in queste zone del Monferrato, e anche da sottolineare per quanto riguarda la presentazione del catechismo che proprio in questa zona è iniziata una grande attività editoriale dei Salesiani, che oggi hanno la SAE, l'LDC, e ancora qui ci sono dei centri professionali collegati a questa esperienza. Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, oltre la speranza che serve al mio domani, oltre il desiderio di vivere il presente, anch'io confesso, chiesto che cosa è verità. Mentre continua l'offerta dei doni al Papa, abbiamo sentito anche parlare di mamma Margherita, la mamma di Don Bosco. Vorrei sentire da Don Teresio che cosa ha rappresentato questa mamma per i Salesiani. Forse è un mio parere personale, ma mamma Margherita per noi è veramente tutto. È quella che ha educato Giovanni Bosco come lui ha educato gli altri. Quando gli chiesero per la prima volta qual era il suo sistema preventivo, il suo sistema educativo, Don Bosco rispose: li tiro su come mia mamma ha tirato su me. E in questo c'è veramente tutto. Era una povera vedova, doveva tirare avanti 3 figli, coltivare i campi, portare avanti la piccola azienda agricola, e lei seppe veramente unire un amore esigente, diremmo paterno, a un amore dolcissimo, materno, che sapeva alternare e fondere insieme. E Don Bosco fece così e insegnò ai suoi salesiani a fare così: amore esigente e amore dolce fusi insieme e alternati nella vita. Don Teresio, noi siamo qui in una zona contadina, abbiamo di fronte a noi queste belle colline del Monferrato, eppure Don Bosco è stato a Torino il santo, il sacerdote che ha colto i problemi della fabbrica che nasceva dell'Ottocento, che ha colto i problemi della città che cresceva. Torino nell'Ottocento si era raddoppiata in pochi decenni, arrivando ai 200.000 abitanti. Ecco, cosa significa questa scoperta della fabbrica della città da parte di un contadino come Don Bosco? Don Bosco aveva conosciuto che cos'era la povertà e la miseria della campagna e aveva avuto nel sogno il preannuncio che avrebbe trovato altri ragazzi poveri e miseri. Li trovò per le strade di Torino, li trovò in condizione un po' diversa dietro le sbarre delle prigioni, e capì che questi giovani, tutti immigrati come lui nella città, avevano veramente bisogno di qualcuno che li proteggesse nel momento del trapasso durissimo dalla campagna familiare alla città produttiva e dura, spietata. E volle veramente essere il papà di questi giovani per avviarli lentamente, non allo sfruttamento, ma ad essere buoni cittadini e buoni cristiani anche in città. Sì, secondo alcuni storici cattolici, Lo Scoppola, Guasco, Tragnello, è stato rilevato come Don Bosco, con queste intuizioni, con questa capacità di cogliere i segni dei tempi, non sia stato tanto un conservatore come alcuni hanno sostenuto, ma abbia avuto delle intuizioni come Giovanni XXIII. Ci sono queste similitudini di Don Bosco con Giovanni XXIII? Ma evidentemente gli uomini di molta sensibilità, io credo che siano continuamente conservatori e innovatori. Don Bosco voleva e volle e realizzò la conservazione dei grandi valori della vita che la città poteva annullare in queste giovani generazioni che erano allo sbando. Nello stesso tempo intuì che c'era un tempo nuovo, che non bastava aspettare i giovani in parrocchia come li aspettavano in città, in paese. Bisognava andarli a cercare per le strade, mettersi a fare un apostolato volante, e lui lo fece. Evidentemente era un'età di trapasso, anche Giovanni XXIII visse in ben altra posizione, da ben altro posto. Il passaggio della Chiesa
in un momento veramente delicato e difficile, e lo affrontò con quella saggezza e buonsenso contadino che Don Bosco seppe manifestare in altre circostanze in un altro secolo. Quindi un grande elogio ancora della sapienza contadina e della capacità di cogliere i segni della modernità. Ecco ora il Colle Don Bosco, la concelebrazione eucaristica sta andando verso i momenti salienti e vorrei pregare Don Teresio Bosco di commentarci questo inizio della fase centrale. Il Santo Padre sta offrendo il pane che diventerà il corpo del Signore e di cui ci nutriremo nell'Eucaristia. Ora offrirà il vino, il calice del vino, dicendo frutto della vite e del nostro lavoro. Ed è un po' commovente pensare che Don Bosco, con le sue mani, prima di aiutare i giovani a percorrere la via cristiana, lavorò sulle viti con le sue mani, fece maturare dei grappoli, piantò tre filari nella cascina Moglia quando aveva 14 anni, inginocchiato per terra diceva: mi costano tanto queste uve, ma spero che il Signore le faccia produrre anche tanto. Ora seguiremo in silenzio queste fasi centrali della concelebrazione eucaristica. Si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
O Dio, che nel tuo disegno universale di salvezza chiami anche i laici a un impegno di apostolato, concedi loro di essere lievito di santificazione per rinnovare l'umanità nella luce del Vangelo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia, sempre ti rende grazie per Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui, cieli e terra ineggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Abbiamo la tua risurrezione. E l'attesa della tua Mentre prosegue la solenne concelebrazione eucaristica, ricordiamo che il Papa, dopo la messa, si fermerà qui al Colle, andrà a pranzo con i salesiani, quindi alle 15.30 andrà a Chieri, altra città importante per i salesiani, perché a Chieri ci sono stati gli studi da sacerdoti di Don Bosco, e a Chieri in Duomo, in Papa, incontrerà i seminaristi della regione. Quindi un altro appuntamento significativo, oggi alle 17 all'Università di Torino e quindi alle 18 l'incontro con i giovani allo stadio comunale di Torino. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro. Ora la preghiera eletta dal Cardinale di Torino, Arcivescovo Anastasio Balestrero. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Questo è il rettore maggiore dei Salesiani, Don Vigano. Abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, con la Beata Laura Vicugna, con tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debiti. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
bonita e Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Pax Deo. Il segno di pace interessa qui almeno 30.000 persone convenute da ogni parte. E intanto i sacerdoti si avvicinano alla folla perché tra qualche minuto distribuiranno la comunione. E mentre si avvicina questo rito, credo che noi potremmo vedere con la regia alcuni passi significativi della giornata di ieri del Papa a Torino, la sua prima giornata, con l'incontro con i giovani della chiesa torinese al Palasport e successivamente con il suo primo incontro con la cittadella salesiana di Valdocco. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati. Eccoci, nelle immagini vediamo l'ingresso ieri pomeriggio del Papa al Palazzetto dello Sport di Torino, al Parco Ruffini. Qui si è incontrato con tutti i vescovi piemontesi ed ha personalmente somministrato il sacramento della Cresima a 34 ragazzi provenienti dalle 17 diocesi del Piemonte. E questo incontro al Palazzetto dello Sport è stato un elemento incentrato sul valore primario per la Chiesa della evangelizzazione ed è stato contemporaneamente da parte del Papa un aperto sostegno all'azione svolta in questi 11 anni a Torino dall'arcivescovo cardinale Balestriero. Nel parlare con questo migliaio di ragazzi piemontesi che erano lì al Palasport, il Papa ha in particolare sottolineato l'importanza dell'impegno di essere oggi cristiani pur in una società secolarizzata. Ecco, noi in queste immagini ancora vediamo il Giovanni Paolo II ieri che benedice tutti i giovani presenti al Palasport e che si avvia alla somministrazione della crisima. Sono stati crisimati complessivamente un migliaio di ragazzi. E successivamente, dopo il Palazzetto dello Sport, il Papa ha avuto il suo primo incontro con il cuore della cittadella salesiana che è a Valdocco, perché se certamente qui al Colle Don Bosco c'è un grande momento di impegno per i salesiani e poi a Valdocco, nel cuore della vecchia Torino, che la congregazione salesiana si è sviluppata. Noi ancora vediamo sullo schermo le immagini della cerimonia religiosa di ieri e attorno al Papa vediamo tutti i 17 vescovi del Piemonte con il cardinale Balestriero. È stato rilevato appunto, il Papa era stato una prima volta a Torino nel 1980, era un momento allora molto difficile per la città era stata duramente colpita dal terrorismo e nel 1980 il messaggio del Papa era stato un messaggio di speranza, era stato un invito ad andare avanti, ad avere fiducia nonostante le difficoltà. Questo nuovo viaggio nell'area torinese e oggi nell'Astigiano invece appunto tutta incentrata sulla figura di Don Bosco e insieme attraverso Don Bosco è incentrata nel rilancio dell'impegno per i giovani. Ecco, qui siamo a Maria Ausiliatrice e lascio la parola a Don Teresa. Cosa significa Maria Ausiliatrice per voi? Maria Ausiliatrice è la chiesa centrale della congregazione dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice.
Don Bosco l'ha voluta costruire nel luogo dove la Madonna in sogno gli disse: qui sono stati martirizzati i tre martiri di Torino al tempo dei Romani e qui mi edificherai una grande chiesa. Don Bosco partì dal niente quando mise la prima pietra al capomastro Buzzetti, aprì entusiasticamente il borsellino, il rovesciò nelle mani tutto quello che aveva. Erano 8 soldini, 40 centesimi. Il capomastro rimase piuttosto male, ma Don Bosco disse: stai tranquillo, la Madonna si costruirà lei la sua chiesa. E fu veramente così, una costruzione rapidissima che stupì la città, una costruzione che a quel tempo sfiorò il 1.000.000 lire di costo e che fu coperta tutta dalle offerte dei fedeli e da coloro che ricevevano grazie dalla Madonna. Don Bosco poté dire: ogni pietra di questo santuario è una grazia che Maria Ausiliatrice ha concesso a chi l'ha invocata. In questa chiesa avviene ogni anno una cerimonia che cominciò Don Bosco e che a noi salesiani è carissima, cioè in novembre, ecco lì dove il Papa è inginocchiato, in novembre vengono spediti nel mondo un gruppo di salesiani che vanno missionari. Lo cominciò Don Bosco negli anni 1870, abbracciando 10 salesiani che partivano per l'Argentina del Sud. E da allora non si è più fermata questo filone di missionari, questa linea ininterrotta, che non soltanto è andata nell'America del Sud, ma poi nell'Asia, e attualmente sta andando in Africa. E questi ragazzi che abbiamo visto suonare nella banda di Embu sono proprio venuti dall'ultima missione fondata dai salesiani in Africa. Questi ragazzi che vediamo ora, che sventolano le loro insegne, sono invece i giovani venuti a Valdocco in 3.000 da tutto il mondo per il meeting internazionale. Con questi giovani il Papa si è fermato a discutere fino alle 10 di ieri sera. E un'altra discussione interessante con i giovani, il Papa, lo si diceva poc'anzi, l'avrà oggi alle 18 allo stadio comunale. Per un giorno è stata sfrattata la Juventus, il Papa risponderà alle domande che questi giovani gli hanno posto. Sono arrivate molte domande al Papa, certamente non riuscirà a rispondere a tutto, ma saranno affrontati temi molto impegnativi, temi della vita, della pace, della droga, dell'amore, e sarà certamente una delle tappe più interessanti in questo colloquio di Sua Santità Giovanni Paolo II con i giovani convenuti qui sui luoghi salesiani. Intanto noi siamo ritornati con le immagini in diretta al Colle Don Bosco ed ancora sta continuando il rito della comunione con oltre 30.000 persone che sono interessate. Il Papa è coadiuvato dai cardinali, dai vescovi e da un grande numero di sacerdoti. Prima Don Teresio ha parlato di questa presenza salesiana in Kenya. Ecco, che cosa significa, vorremmo chiedergli, questa presenza salesiana in Africa? È un terreno che avete cominciato a seminare da poco, prima non eravate presenti. Esatto, Don Bosco è curioso nei suoi sogni, ebbe un sogno missionario al termine della sua vita in cui si vide tracciare davanti tutto il panorama delle future missioni che avrebbero avuto i suoi figli salesiani. Ora,
egli diceva, ed eravamo nel 1870, che aveva visto nel cuore dell'Africa una catena ininterrotta di opere salesiane formative, cioè che formavano i missionari per le nuove generazioni. Ora, sembrava una delle profezie buche di Don Bosco, perché non si era assolutamente realizzata in questi 100 anni dalla sua morte. Invece 10 anni fa il rettor maggiore lanciò l'Operazione Africa. Ogni ispettoria salesiana, ogni provincia, adottò una nazione dell'Africa e mandò alcuni salesiani a iniziare le missioni in Africa. E c'è stato un fiorire rapidissimo e veramente molto proficuo in questi ultimi 10 anni, perché queste missioni africane cominciano già a dare le prime vocazioni salesiane africane. Oggi abbiamo i primi salesiani africani. Mentre in Europa le vocazioni diminuiscono, in Italia le vocazioni salesiane diminuiscono, cominciano a fiorire quelle africane. Ancora una volta abbiamo dovuto constatare che Don Bosco aveva ragione. Continua ancora il rito della comunione. E al termine della messa il Papa appunto vedrà le camerette di Don Bosco, che noi abbiamo potuto scorgere sui nostri teleschermi in precedenza. E per quanto riguarda questo triplice impegno in terra piemontese, noi avremo ancora domani delle scadenze molto significative. In particolare alle 10 nella Basilica di Maria Auxiliatrice a Torino, in diretta sulla Rete 1, ci sarà la solenne concelebrazione eucaristica seguita dalla recita dell'Angelus. Quindi ancora il Papa si incontrerà con altri giovani provenienti dal mondo salesiano. Nel pomeriggio a Torino, nel cuore di Torino, si incontrerà in Duomo con gli educatori, quindi con gli ammalati sulla piazzetta reale, e quindi saluterà la città in piazza Castello. Ecco, noi abbiamo ancora visto queste immagini del tempio dedicato a Don Bosco con le immagini della grande folla qui convenuta. Questa città di Castelnuovo, insieme ai natali a Don Bosco, ha dato alla Chiesa altre personalità molto significative, come il canonico Allamano, fondatore dei missionari della Consolata, lo stesso cardinale salesiano Cagliero. E qui vicino, sempre in queste zone, è vissuto un personaggio altrettanto importante della vita salesiana, Domenico Savio. Sentiamo Don Teresio Bosco. Domenico Savio nacque a San Giovanni di Riva di Chieri, non molto lontano di qui, avendo un papà che faceva il maniscalco e quindi si trasferiva da paese a paese. Quando ebbe pochi anni si trasferì con la famiglia proprio qui, a 1,5 chilometri di distanza da dove stiamo parlando, cioè a Morialdo. La sua casetta è stata rinnovata pochissimo tempo fa, è stato inaugurato il rinnovamento proprio pochi giorni fa, potremmo dire poche ore fa, e poi si trasportò a Mondonio. A Mondonio, avendo 11 anni e sapendo che qui veniva Don Bosco, che aveva una scuola in Torino, venne con suo papà a chiedere di essere accettata a Valdocco. L'incontro avvenne proprio qui, in questi metri quadrati che stiamo occupando in questo momento. E Don Bosco vide in questo ragazzo veramente molta strada che la grazia di Dio aveva già fatto nel cuore di un giovane. Lo accettò a Valdocco. Purtroppo la salute, come gli aveva detto nel primo colloquio Don Bosco, non resse agli studi, dovette tornare a Mondonio e morì all'età di 15 anni.
ma fu talmente grande l'impressione che Domenico lasciò in Don Bosco e nei suoi compagni che Don Bosco scrisse immediatamente la vita di Domenico Savio, che divenne un bestseller del tempo, che fece conoscere questo ragazzo a moltissime persone. Tanto che il Papa disse: ma intanto che aspettate di far santo Don Bosco, la cosa sarà lunga, perché ha scritto tanto, ha parlato tanto, perché non fate santo Domenico Savio? Si fa molto più in breve. E difatti fu avviata la causa di Domenico Savio e divenne santo. Castelnuovo diede anche i natali al Cafasso, altra personalità religiosa di primo piano dell'Ottocento. Sì, il Cafasso, il quale da Torino dirigeva un poco con la sua mitezza, la sua parola silenziosa, tante vocazioni ottime che crescevano nei seminari. Conobbe Giovanni Bosco, seminarista a Chieri, e gli pagò le rette quando lo vide in difficoltà per la povertà della famiglia, e si può dire che Don Bosco fu il frutto del Cafasso. D'altra parte, come lei ha ricordato, il nipote di Don Cafasso, il figlio di sua sorella Allamano, che fu anche allievo di Don Bosco, divenne il fondatore degli missionari della Consolata. Il cardinal Caliero era un ragazzino che serviva a messa a Don Bosco quando Don Bosco tornava al suo paese, e Domenico Savio era un ragazzo qui delle vicinanze, e Maria Domenica Mazzarello era già spuntata sopra le colline di Mornese, quindi una vera terra non solo di vino, di viti, ma anche di santi. Forse però la più santa di tutte è Mamma Margherita, che troviamo sempre alle radici di tutto. Ora il Papa riprende la concelebrazione che volge alle fasi finali. Preghiamo. O Padre, che nel convito eucaristico ci hai comunicato la forza inesauribile del tuo Spirito, fa che i tuoi figli, impegnati nel costruire un mondo più giusto e fraterno, siano portatori del messaggio evangelico per rendere presente e operante la tua Chiesa e i problemi vitali del nostro tempo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace.
La folla applaude il Papa mentre sta per suonare questa speciale banda giunta dal Kenya. Parola. Salesiana. Carissimi, ancora una parola di ringraziamento. Oggi la Chiesa peregrina in questo luogo della nascita di Don Bosco, della sua nascita terrena, naturale, umana, e della sua nascita soprannaturale, nel sacramento, nel battesimo, è una pellegrinazione di fede, una pellegrinazione che ci commuove tutti, una pellegrinazione in cui vogliamo offrire alla Santissima Trinità una gratitudine per questo dono che ha suscitato nella sua Chiesa, per questo dono il cui nome è Don Bosco. Peregrina soprattutto la larga famiglia salesiana, maschile e femminile,
da tanti paesi e da tutti i continenti del mondo, peregrina insieme con la famiglia salesiana tutta la Chiesa. Vengo io per dire grazie alla Divina Provvidenza per questo dono che ci ha fatto 100 anni fa per tutta la Chiesa, per il bene dei giovani, per il bene della comunità cattolica, cristiana, umana, non solamente qui in Piemonte, in Italia, ma in tanti paesi, in tanti ambienti, in tutti i continenti. Porto qui anche un ringraziamento personale, perché anche io sono vissuto durante 5 anni o 6 in una parrocchia affidata ai salesiani. E quando mi trovo qui, su questo colle delle Beatitudini, colle Don Bosco, quando mi trovo qui guardando al frontone di questa chiesa, non posso non ricordare un frontone di un'altra chiesa che assomigliava un poco a questo, anche architetturalmente. Nella parrocchia di San Stanislao Kostka a Cracovia. E là mi ha toccato anche, attraverso i suoi figli spirituali salesiani, mi ha toccato anche questo carisma di Don Bosco. E così vengo, questo improvviso dialogo del Papa con la folla, il tempo a nostra disposizione è concluso, grazie per l'attenzione dal Colle Don Bosco e domani alle 10 in diretta su Rai 1 una nuova grande cerimonia salesiana. Grazie per l'attenzione e buongiorno. Voglio ringraziare insieme con tutti i presenti, con i piemontesi, con i cileni, con gli argentini, con America Latina, con tanti paesi del mondo qui rappresentati nelle diverse lingue. Con tutti i continenti voglio ringraziare oggi in questo luogo dove è nato, vicino a questa casa dove è nato, dove ha avuto la sua madre Margherita, dove ha vissuto, dove si è avvicinato alla sua vocazione. Poi soprattutto
dove è stato battezzato, si deve ringraziare il Signore. Così lui stesso, che è Padre, è Figlio, è Spirito Santo, scrive il suo imperscrutabile mistero nei cuori di questi piccoli di cui ha parlato oggi il Vangelo, di questi piccoli come Don Bosco, come Madre Mazzarello, Maria, come Domenico Savio, come Vicuña. In collegamento con Colle Don Bosco, luogo natale del Santo dei Giovani, abbiamo trasmesso la telecronaca diretta della beatificazione di Laura Vicuña da parte di Sua Santità Giovanni Paolo II. Telecronista Mario Barardi, regista Milena Canonico.